Casino Sport, oggi siamo insieme a due ospiti rosanero speciali, Ciaca Traoré e Roberto Insigne. Ciao ragazzi, come state? Ciao, bene, grazie. Bene, tutto grazie. Allora, insieme faremo un gioco semplicissimo che si chiama Quante ne sai? Vi spiego un attimo come funziona. Vi sottoporrò delle domande a risposta aperta su elementi specifici come squadre di calcio, giocatori di una squadra, eccetera. A turno mi dovrete dire quante risposte siete in grado di darmi. Chi mi dirà e saprà fornirmi il numero di risposte maggiori, poi dovrà mantenere la promessa, otterrà il punto, altrimenti il punto andrà all'avversario. Tutto chiaro? Sì. Chiaro? Speriamo, vai. Ok, una cosa importante, avete 30 secondi di tempo, quindi io qui ho il timer, lo farò partire quando appunto vi dirò la domanda e dovrete essere in grado di sapermi dare quella risposta, quelle risposte che mi avete detto in precedenza in quel lasso di tempo. Allora ragazzi, tutto chiaro? Sì. Siete pronti? Sì. Ok, andiamo. Prima domanda. Stadi italiani, quanti ne conoscete? Iniziamo da Ciaca. 5. 5. Tu rilanci oppure no? No. Hai 30 secondi di tempo a partire da ora per dirmi 5 stadi, altrimenti il punto andrà a Roberto. Allora, via. Barbera, San Siro, e Allianz Stadium. Non hai giocato? Poi? E Tardini e... Aspetta, ce l'ho però solo l'Ondine. Secondo me, oh, ma quello là, capì? Quello là, ricordatelo. Hai ancora 10 secondi. Aspetta. 1, 1-0. Stop! No. Il punto... Quale? Fatti perdere tempo, Ciaca. Il punto va a Roberto perché Ciaca ne hai detti 4 soltanto. Allora, passiamo alla seconda, al secondo argomento. Ok. Compagni di squadra, questa volta partiamo da Roberto. Quanti me ne sapresti dire? 10. 10. Tu rilanci? Io sì, 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. E vai, dilli. Allora. Ok, quindi si è arreso Roberto. 17 ne devi dire però. Sì. Però non mi dici quello del Milan che non ti conosco. È il compagno. Allora non ti conosco loro, ci si è allenati insieme ma non ti conosco. Ma no, ho capito, vai. Mi conoscono. Allora aspetta, allora, che faccio partire il tempo. Dovrei darmi 17 nomi di compagni di squadra in 30 secondi a partire da ora. Ok, allora, purtroppo Insigne, Brunori, Ceccaroni, Diakite, Koulibaly, e, Di Mariano, Leao, Giroud, Okafor, Kalulu. Pure i posto di Maradona, Del Piero, Totti, Cassano, è uguale così. Oh. E dai, vai. Jimenez, Simic. Sì, ma ho capito, ma pure allora potevo rispondere pure io a questa domanda qua. Ma di... fai passare il tempo. Vabbè, va bene, allora, cioè, ti lascio vincere. Quanti sono? È finito il tempo. Ti ho lasciato vincere. 2-0. È appena finito il tempo, 30 secondi, 2-0 per Roberto. Sì. Mi sapresti raccontare, sei da poco qui a Palermo, sì, con la tua squadra, mi sapresti raccontare qualche aneddoto con un tuo compagno di squadra che sia qui o in un'altra squadra? Cioè, lo stesso Insigne che ogni volta che entra nello spogliatoio c'ha sempre qualcosa da dire, ma nel modo positivo e sempre delle battute come ora che hai visto anche te. Siete pronti per la prossima? Sì. Ok. Vai. Nomi di cibi tipici italiani. Partiamo da te, Ciaca. 2. 2. 4. 4. Ti fermi a 4 o rilanci? Sì, 4, vai. 4, ma sì, questo è troppo facile, sì, per sì, lui. Vai. 3, 2, 1, via. Cannolo. Pasta e padane. Pasta e fagioli. La pizza. Pasta e lenticchie, passate di verdù, passate di melanzane, pure se ne esiste la melanzana, te la dico. Bravo, lui. Bravo, ma sono bravo, tipici bravo. Italiani, possiamo... sì, sì, come no? Napoli fa parte dell'Italia. Va bene. 3-0. Mi devi dire, allora, visto che sei riuscito ad ottenere il punto, una città italiana in cui non vedi l'ora di tornare ogni volta. Napoli. Napoli? Dai, sì, anche te fai delle domande che... È abbastanza semplice la risposta, scontata, devo essere sincera. Allora, abbiamo ancora 3 domande, quindi ce la puoi fare. Sì. Dai. Dai. Allora, la prossima domanda è sport che si giocano con la palla. Iniziamo da Roberto. 3. 3. 4. 4? Sì.
Sì. Ok. 3, 2, 1, via. Basket. Ah, lo devo per comprare. Calcio, baseball, tennis, e golf. E siamo già 5. Vabbè, hai vinto. Siamo 5. Il punto va a Ciaca. Allora, adesso tu però ti faccio una domanda. Qual è il tuo sport preferito oltre al calcio? Basket. Basket, ci hai mai giocato? No, però lo seguo. Direi di passare alla prossima domanda, la penultima, quindi attenzione. Siamo 3-1. Ma quindi non puoi ancora pareggiare. 3-1. Capitali del mondo. Ciaca, inizi tu. 3. Però stanno suggerendo. 3. Dai, dai, 4. Rilancia, 4. Vai, vai, dille, dille. 4, si arrende, si arrende. Sì. Allora, 3, 2, 1, via. Parigi. Sì. Madrid. Lisbona. E... Roma. Ti vuoi aiutare? Te la suggerisco, Roma. Abidjan. La conosco paese. Questo, sinceramente. Il paese. E sono 4 il punto. 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2. 3 a 2. Roberto, mi raccomando. L'ultima, puoi vincere, dai. La prossima la devi indovinare. Il prossimo argomento è cose da vedere a Palermo. Roberto, quanti ne conosci? 4. 4. Tu? Io no, non rilancio perché non... Non li conosco. Non li conosco bene, abbastanza bene. Allora. E quindi tocca a te, aspetta. 3, 2, 1, Teatro Politeama. Ok, ci siamo. Quattro Canti. Sì. Stadio Renzo Barbera. Sì. E Mondello. Ci siamo, il punto va a Roberto. Mondello sarà arrivato. No, ho capito, Tu ci abiti a Mondello, quindi. Ma a proposito, visto che ti ho fatto questa domanda, come ti senti a Palermo e com'è il tifo della città? A Palermo sto da Dio. Sia io che la mia famiglia, le mie bimbe sono abbinate benissimo, quindi sono molto contento di stare qua. Per quanto riguarda il tifo, è un tifo magnifico, soprattutto dopo la partita di venerdì che ero in tribuna, ho visto delle cose stupende, infatti ho mandato pure un video a mio fratello e gli è piaciuto tantissimo. Quindi si sta bene e tifoseria top. Grandi, allora faccio un'ultima domanda, però questa è una risposta secca. Sapete dirmi quanti palloni d'oro in totale hanno conquistato Ronaldo e Messi insieme? Il primo che si prenota mi dà la risposta. Io. 14. Aspetta, te ne prenotai, non è che no. 14. L'ho detto, secca. Ho capito, ma l'ho sentito prima. Devi contare. No, non ho contato. Ma perché mi avete visto contare? No, magari ci hai pensato, ma sono arrivato. Io non sono 14. Sono 13. Sono 13. Mi dispiace, volevo provare. Intanto la contatto. Volevo provare a farti vincere con quest'ultima domanda, ma non ci sono riuscita. Vince, quante ne sai, Roberto Insigne. Mamma mia, the winner! Alla prossima. Ah, tutto calcolato per farti vincere, tranquillo. Allora ragazzi, intanto complimenti a Roberto per aver vinto questo gioco, complimenti anche a te Ciaca per aver partecipato. Ma insieme io a l'ho noi. Fatto vincere, l'ho fatto apposta. Non avevo dubbi. Se potete fare un saluto a Star Casino Sport tutti insieme. Un saluto a Star Casino Sport e un grandissimo saluto ai nostri tifosi e ci vediamo presto. Allora, un grandissimo saluto ai nostri tifosi che ci accompagnano in ogni partita e soprattutto un saluto a Star Casino Sport.